c'è colazione migliore di quella fatta in casa con ingredienti semplici e gustosi, e in questa descrizione rientra perfettamente il nostro banana bread che prepareremo oggi insieme. Ciao amici e bentornati sul nostro canale. Come sapete, noi amiamo le colazioni sane, ma ci piace soprattutto farle in casa, perché c'è qualcosa di magico, confortevole e quasi terapeutico nel preparare una torta o un passoffice e sentirne il profumo in tutta la casa, per poi alzarsi al mattino e godersi un momento di dolcezza prima di cominciare la giornata. E proprio per rendere il vostro fine settimana più speciale e dolce, oggi prepariamo insieme il famosissimo banana bread. Un passoffice buonissimo, profumatissimo e super facile da fare. Vi dico già da subito che è senza uova, senza zucchero bianco e senza glutine e latte, come tutte le ricette che trovate qui sul canale, e quindi ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al nostro canale cliccando sul pulsante qui sotto e di supportare il nostro canale con un mi piace a questo video. Vi ho incuriosito abbastanza? Spero di sì, quindi cominciamo subito. In un contenitore alto uniamo 50 ml di olio di semi di girasole, 75 ml di sciroppo d'acero o d'agave, 120 g di yogurt di soia. Poi aggiungiamo anche due banane mature, ovviamente più saranno mature e più intenso sarà il sapore del nostro dolce. Le spezzettiamo semplicemente nel contenitore. E se proprio non amate le banane o non potete mangiarle, potete sostituirle con due mele medie, basterà semplicemente sbucciarle, rimuovere il torsolo e frullarle ed aggiungerle nell'impasto. In questo modo, al posto del banana bread, otterrete semplicemente un buonissimo apple bread. A questo punto frulliamo il tutto fino ad ottenere una crema liscissima e la mettiamo da parte. Separatamente, in una ciotola capiente, uniamo 250 g di farina di grano saraceno, 70 g di gocce di cioccolato fondente, che è del tutto facoltativo, aggiungetelo se volete e se siete dei golosi come noi. Poi aggiungiamo anche 12 g di lievito in polvere per dolci, due pizzichi di sale e mescoliamo il tutto. A questo punto uniamo anche gli ingredienti liquidi miscelati precedentemente e quando l'impasto avrà assunto una consistenza più densa aggiungiamo anche 70 ml di bevanda vegetale, di mandorle o soia, scegliete voi, e mescoliamo. A questo punto prendiamo uno stampo per plum cake, lo spennelliamo con dell'olio e lo infariniamo bene, dopodiché versiamo l'impasto all'interno. Volendo potete anche utilizzare della semplice carta da forno. Alla fine guarniamo con circa 20 g di noci, dopodiché cuociamo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 30 minuti. Fate sempre la prova a stecchino, mi raccomando. Una volta cotto lo facciamo raffreddare, dopodiché lo rimuoviamo delicatamente dallo stampo e il nostro banana bread è pronto. Ragazzi, il nostro banana bread è pronto. Come avete visto, non ha uova, non ha glutine, non ha zuccheri bianchi raffinati, è veramente perfetto se non potete appunto consumare questi alimenti, quindi io spero vi piaccia. Ma prima di tagliarlo, che ne dite di prepararci una buonissima bevanda calda in modo da accompagnarlo con le nostre colazioni? Che ne dite? Venite con me. Allora, prepariamo del semplice tè alla menta, queste dosi sono per due persone, quindi io ho pesato 200 ml di acqua e li aggiungiamo in un bollitore per farla scaldare. Quando l'acqua è caldissima la versiamo nelle tazze, dopodiché aggiungiamo la nostra bustina di tè alla menta e lasciamo riposare per circa 5 minuti. Nel frattempo andiamo a montare un po' di latte di soia, venite con me. In un montalatte aggiungiamo semplicemente 100 ml di latte di soia o di mandorle caldo. Se
volete acquistare questo attrezzo vi lascio il link qui sotto nella descrizione. Dopodiché montiamo semplicemente e basteranno pochi secondi, vedrete la magia. Pronti? Guardate la magia. Schiuma perfetta, ragazzi, questo attrezzo mi ha salvato le colazioni in questi giorni. È veramente fantastico. Adesso andiamo a finire le nostre bevande. A questo punto rimuoviamo semplicemente le bustine dalle tazze. E poi versiamo il nostro latte montato in ogni tazza. Se volete potete addolcire con del miele. Questa è una bevanda un po' simile al London Fog, non so se lo conoscete, è semplicemente del tè macchiato con latte di soia o di mandorle. Noi lo prendevamo sempre quando eravamo in Canada e quindi adesso ci è rimasta un po' con la nostalgia, però si può fare anche in casa, provatelo. Io direi di finire in bellezza con una piccola spolverata di cacao amaro e voilà, pronto! Ma adesso ci siamo finalmente, possiamo tagliare il nostro banana bread, così vediamo quanto è morbido all'interno e già così ha un profumo veramente fenomenale. Dai, tagliamolo. È arrivato il momento che aspetto da un'ora. Assaggiamo. Mamma mia. Top. Anzi, la cosa migliore da fare, direi, è inzuppare. Se qualcuno non me lo toglie da davanti, me lo finisco tutto. Wow. Ragazzi, che dire, noi speriamo che con questa ricetta del banana bread siamo riusciti ad addolcire un po' la vostra domenica, abbiamo cercato di pensare un po' a tutti, anche a chi non mangia le uova, e quindi se provate questa ricetta fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, ricordatevi anche di iscrivervi al nostro canale in modo da non perdervi le nostre nuove ricette e nuovi video, e lasciateci un mi piace e un commento scrivendoci se anche a voi piace il banana bread. Io vi aspetto nel prossimo video. Un bacio a tutti!